raggiungere il nostro obiettivo. Quindi ricordiamoci questi fatti fondamentali. Le abitudini non sono indipendenti. Quando lavoriamo in armonia con noi stessi ci forniscono un approccio graduale che è anche, diciamo, altamente integrato, sequenziale, che ci porta dalla dipendenza all'indipendenza, ma soprattutto dalla dipendenza all'interdipendenza, perché noi come persone, questo risalgono anche agli insegnamenti di Buddha, siamo interdipendenti. Certo è che noi non dobbiamo scivolare, diciamo, né nella dipendenza. Ovviamente nasciamo che siamo prevalentemente dipendenti, anche da bambini piccoli comunque è sempre valida l'interdipendenza, però deve essere un'interdipendenza pulita, che non deve scendere nella interdipendenza, che non deve scendere nella dipendenza e deve rimanere interdipendenza, che ci consente anche di essere interdipendenti economicamente, fisicamente, emotivamente. Man mano che cresciamo ci rendiamo conto che tutta la natura è interdipendente, quindi è il nostro più grande potere è proprio quello dell'interazione, dell'interdipendenza, che i più grandi risultati che possiamo fare, che possiamo ottenere, li possiamo ottenere agendo, diciamo, e come abbiamo visto, magari anche su una piccola parte che può trasformare tutto l'insieme. Le persone dipendenti hanno sempre bisogno degli altri per ottenere ciò che vogliono. Le persone interdipendenti invece combinano i loro sforzi, agiscono per combinare i loro sforzi con gli sforzi degli altri per ottenere quello che vogliono. È importante chiarire perché il concetto, un saluto anche a Roxy Rosa, il concetto di indipendenza è un altro concetto fuorviante da un certo punto di vista, perché nessuno è totalmente indipendente dagli altri. Saremmo, se fossimo indipendenti, autonomi, completamente autonomi, saremmo, non potremmo interagire con gli altri, perché, ma interagire anche con le nostre parti. Diventare dipendenti, uno lo ammette, però è un qualcosa da superare. Quindi noi, nel momento in cui ci rendiamo conto, perché la consapevolezza è il primo punto, di essere dipendenti, dobbiamo addirittura fare degli sforzi per uscire fuori da questa dipendenza. Perché non ci permette di ottenere nessun risultato. Purtroppo, dipendente non vuol dire che una persona non ti può fare un favore, ma deve essere sempre un interscambio. Non possiamo appoggiarci su un'altra persona e pensare che ci tolga le castagne dal fuoco. Vediamo comunque quali sono, quindi come possiamo fare per diventare interdipendenti e per uscire dalla dipendenza, senza cercare di entrare in una situazione di delirio e di onnipotenza, perché non dobbiamo neanche entrare nel delirio di onnipotenza pensando che noi possiamo fare tutto in assoluto. Non bisogna neanche avere delirio di onnipotenza. Allora, la prima attitudine, la prima abitudine che dobbiamo sviluppare, e quindi se volete prendere appunti, insomma, comunque dovete provare a farlo diventare uno stile di vita, è quella della proattività. Essere proattivi. Cosa vuol dire essere proattivi? Agire deliberatamente, consapevolmente, in armonia con i nostri principi e i nostri valori. Acquisire l'abitudine della proattività ci dà la libertà di scegliere la nostra risposta agli stimoli che l'ambiente ci propina, perché gli stimoli dell'ambiente ci saranno sempre. Quindi, ma come ho detto diverse volte, la vita è fatta al 10% dagli stimoli che l'ambiente ci dà e al 90% da come noi utilizziamo questi stimoli che l'ambiente ci dà. Quindi dobbiamo agire in modo proattivo, cioè allineato ai nostri principi, ai nostri valori, ed è fondamentalmente anche quello che ci può rendere, tra virgolette, gli architetti del nostro destino, perché questo è un po' anche il concetto di libero arbitrio, no? Libero arbitrio anche di tutti i libri tradizionali, i libri sacri parlano di libero arbitrio. Libero arbitrio non vuol dire che facciamo quello che vogliamo,
ma prendiamo le decisioni che speriamo siano decisioni nostre. Abbiamo visto tutti i modi per riconoscere le false decisioni nelle elezioni precedenti, quindi dobbiamo cercare di evitare assolutamente di entrare in questo step nefasto e negativo. Non è quello che fanno gli altri o i nostri errori o i fattori esterni che ci feriscono di più, è la risposta ai fatti. Quindi l'unico modo per crescere, per avere una crescita personale, per avere un miglioramento è prendere l'iniziativa. Prendere l'iniziativa vuol dire essere proattivi. Non significa essere invadenti, fastidiosi, aggressivi, anzi, la proattività è proprio il contrario sia dell'aggressività sia della passività, è l'agire deliberatamente, l'agire consapevolmente. Essere proattivi vuol dire iniziare a cambiare dal nostro interno, quindi è fondamentale questo, imparare a cambiare dall'interno, avere un approccio proattivo ci permette, diciamo, di imparare a essere deliberati, consapevoli, agire deliberatamente. Allora, quindi capire dove focalizzare l'energia significa sviluppare la creatività. La volta scorsa abbiamo visto il processo che genera creatività. La creatività non deve essere un processo impulsivo, quindi deve essere un processo legato alla proattività. Un saluto anche a Chris. Allora, fate questo altro esercizio. Durante la settimana, sul vostro quaderno, diciamo, che spero abbiate, fate un esercizio di autoconsapevolezza. Quindi, rispetto a tutte le volte, ad esempio, Marcella ha detto che si sente dipendente, in cui vi siete sentiti dipendenti, cioè fate un piccolo esercizio di autocoscienza legato al passato. Ogni volta che mi sono sentito dipendente, fate un promemoria di tutti i fatti, le situazioni, se ci sono ovviamente, in cui vi siete sentiti dipendenti da un'altra persona e trovate una soluzione. Imparate a trovare una soluzione nel passato. Quindi, ovviamente, tutte le cose che non puoi controllare devi lasciarle perdere. Questa è un'altra cosa. Spesso le persone dedicano energie a situazioni che non possono controllare, con cui non è possibile entrare in contatto. Per fare un esempio, non lo so, cioè adesso le decisioni che prende il presidente de degli Stati Uniti, per dire, non è che noi possiamo attualmente farci molto, magari potremmo in qualche modo, ma è inutile che dedichiamo le nostre energie su quello, no? Quindi classifica all'interno del tuo obiettivo, i diversi soggetti, cose, fatti, persone, idee, cose, persone che puoi controllare e quelle che non puoi controllare. Quelle che non puoi controllare devono diventare dei dati di fatto, cioè devono diventare delle cose che sono, diciamo, presenti, ma sulla quale non puoi fare assolutamente nulla. E quindi da adesso devi iniziare a concentrarti sulle cose che puoi controllare, ovviamente. Spesso noi non lo facciamo e anche come ho visto la volta scorsa, confondiamo spesso l'obiettivo con il problema. Perché se io a me stesso dico il mio problema è che che ne so, è che non riesco a essere sicuro. Se non riuscire a essere sicuro è un problema, il non vuol dire che essere sicuro è un problema, vuol dire che noi programmiamo il nostro cervello per non essere sicuri. Noi dobbiamo concentrarci sulle cose, situazioni, fatti su cui possiamo agire. Quindi cercate di applicare le cose che andremo a vedere oggi direttamente alle azioni che dovete fare. La seconda attitudine, chiamiamola così, è diciamo quella di ovviamente agire sempre, anche ogni piccola azione deve avere un obiettivo. Ogni parola che diciamo,
non deve, all'inizio può diventare un loop, no? Un qualcosa di pesante, ma abituatevi a pensare, perché dico questa cosa? Perché faccio questa cosa? Perché mi comporto in questo modo? Dobbiamo sempre avere un obiettivo in mente. Ovviamente, come dire, se, anche quando facciamo le cose nella nostra vita, se tu entri in una panetteria, non è che ci entri così tanto, entro nella panetteria e poi me ne vado, no? Entri perché avrai un obiettivo. Magari entri per comprare la focaccia ligure, la focaccia genovese, magari se vai in una panetteria che non ha la focaccia genovese non puoi raggiungere questo obiettivo, ma tu devi entrare dentro comunque con un obiettivo. Se vai nella panetteria che non ha la focaccia, perché magari non sei in Liguria, bene, capirai qual è poi la panetteria. Cioè, e quello vuol dire che hai, tra virgolette, commesso un errore, però hai imparato una lezione, ad esempio, no? Quindi l'importante è agire finalizzati con un obiettivo. Questo è il punto fondamentale. Perché spesso anche qua noi andiamo così, se facciamo le cose senza sapere perché, dedichiamo un sacco di tempo a cose che non riusciamo a capire, insomma. Adesso per capire un attimino anche come definire i vostri valori. E per capire veramente, vi faccio fare un esercizio un po' macabro, anzi tre domande che prendete appunti e sono un po' macabre, possono, diciamo, non essere piacevoli, ma sono molto utili. La prima domanda è questa. Allora, ascoltatemi bene, immagina adesso di essere al tuo funerale. Quindi immagina di essere al tuo funerale, vedi tu nella tomba, nella bara, il prete, non so, qualcuno che, o dove sei, sei al tuo funerale. Come vorresti essere ricordato? Per quale motivo vorresti essere ricordato? Che significato ha la tua vita? Quindi, sono partito subito da quello più forte, più shock, però provate a dare una risposta. Datela per iscritto, immagina di essere al tuo funerale e scrivi come vuoi essere ricordato e per cosa vuoi essere ricordato. E adesso un'altra domanda, andiamo un po' a ritroso, passiamo a una un po' meno shock, è questa: pensa a te stessa, a te stesso, come se avessi 80 anni. 80 anni della tua vita. E quindi hai 80 anni della tua vita e che ricordi vorresti avere? Come vorresti che passassero questi anni da adesso agli 80? Vabbè, non ci sarà nessuno al tuo funerale ci sarai tu, perlomeno ci sarai tu al tuo funerale, Chris. Quindi provate a rispondere a questa domanda. Che ricordi vorresti avere quando hai 80 anni? E adesso rispondi a questa domanda: cosa dovresti fare affinché questi ricordi possano realizzarsi? E scrivilo. Quindi scrivete, mi raccomando, fate questo esercizio perché è un esercizio molto utile, cercate di farlo perché vi porterà sicuramente dei benefici. E il terzo esercizio è: pensa a te stesso tra 5 anni. Come ti vedi entro 5 anni? Cioè, da qui a 5 anni, tra 5 anni, come ti vedi? E quindi scrivilo. E quindi scrivi anche le azioni che dovresti fare per essere come vuoi essere di qui a 5 anni. Questi sono esercizi molto importanti, fateli perché sono veramente, veramente importanti. Mi raccomando, fate questi esercizi. Fateli, fateli, fateli.